Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui ritornati con un nuovo video. Oggi, come promesso, sono qua per parlarvi delle mie classi che utilizzo prevalentemente in competitive, perché gioco ovviamente più quello della pubblica. Diciamo, cercherò di adattarle anche per la pubblica per quanto ne possa sapere. Anticipo che comunque gli accessori delle armi sono più o meno gli stessi praticamente per tutte. Gli accessori in sé, appunto, come ho detto, sono sempre gli stessi, tendenzialmente perché le cose che servono in un'arma sono stabilità, velocità e ovviamente precisione, senza appunto essere troppo lenti. Quindi entrando nel dettaglio, vi mostrerò queste tre classi che ho con la R, che sono diciamo i tre R che si utilizzano di più. Poi ho una classe col cecchino e una classe con l'SMG. La classe con l'SMG l'ho fatta tempo fa. Io non sono uno che utilizza molto l'SMG, quindi potreste trovare delle classi migliori, però vi assicuro che questa non è male. Nel senso, non è né magari l'ottima, la migliore possibile, ma non è neanche la peggiore. Comunque niente, partendo con la R, si utilizza in competitive il Krieg. Questo perché perlomeno in Europa la K non si può usare, Gentleman Agreement. Per chi non lo sapesse, Gentleman Agreement un accordo viene fatto dai team nel quale determinati oggetti, determinate armi, determinati equipaggiamenti non si utilizzano, anche se in realtà non sono bannati appunto dalle regole. Come ottica si utilizzano due: o questa qua, la mil stop reflex, che è la prima, che è quella che preferisco, o il micro reflex. Io appunto preferisco la prima. Come canna si utilizza la Ranger, la sto utilizzando da poco. È una canna che aumenta la velocità dei proiettili, quindi non aumenta in sé il raggio di fuoco, come potete vedere, ma aumenta la velocità dei proiettili, cioè quando voi premete R1 è il tempo nel quale poi uscirà l'hit marker sull'avversario che state colpendo. In sottocanna utilizzo il penultimo, che ha rinculo verticale e rinculo orizzontale. Lo uso appunto su tutti gli R. Impugnatura uso l'ultima, sia perché aumenta un po' la modalità, diciamo aumenta il tempo di mira, sia la resistenza a barcollamento. Per chi non lo sapesse, la resistenza a barcollamento è quando ti sparano e l'arma non tende ad andare verso l'alto. Si chiama l'effetto flinch. Per farvi capire, su Black Ops 2 o su MV3 si utilizzavano i perk, se non ricordo male, acciaio e concentrazione su MV3. E poi l'ultimo calcio regolabile per appunto muoversi quando si mira. Si utilizza questa pistola che è molto forte, utilizzo ferro di bocca, la canna rinforzante, il caricatore aumentato e poi l'impugnatura l'ultima. Vabbè, questi qua sono ovviamente piacimento vostro, questi qua li ho messi appunto perché in competitive utilizzo sempre questi. I perk ovviamente cambieranno tra competitive e pubblica. Utilizzo trasgressore in competitive con antischegge e maschera tattica, perché almeno così se mi stanno, se mi nedano, non muoio. Non utilizzo nessuna specialità 2 perché essenzialmente non ce n'è nessuna che serve realmente. Poi utilizzo ninja per non far sentire i passi. Quello che vi posso consigliare per la pubblica è di mettere per esempio o pistolero, mettere altri accessori, quale può essere il compensatore, quale può essere il laser, il primo caricatore e basta. O mettere magari specialità avarizia, quindi mettere il doppio perk. Sto usando il mouse perché non avevo voglia di attaccare il pad. Ok, quindi questo è quello che utilizzo in competitive. Questa classe, quella di pubblica, ve l'ho fatta vedere. Ovviamente in pubblica dovete utilizzare fantasma, ovviamente è preferibile per gli UAV, eccetera eccetera eccetera. Comunque cose penso che già sappiate. Per l'M4 il discorso è sempre lo stesso. Anche qua canna con la velocità di colpi, sotto canna sempre uguale, l'impugnatura l'ultimo, caccia regolare l'ultimo e il mirino sempre lo stesso. Diciamo che gli accessori, come ho detto prima, sono praticamente gli stessi perk. Andiamo alla K. Questo è la R più forte del gioco, non sto scherzando, per questo non viene utilizzato in competitive. È fortissimo perché dà veramente tre colpi ed è veramente fortissimo. Quindi se volete giocare in pubblica, volete giocare bene, sicuramente utilizzatela perché è fortissima. Canna liberetto, velocità proiettili, sotto canna il penultimo, impugnatura l'ultima e calcio regolabile l'ultimo. Stessa cosa sempre per i perk che ho detto prima. Passiamo al cecchino. Ecco, il cecchino utilizzo lo stabilizzatore, quindi semplicemente l'arma quando mirate oscilla di meno, quindi fa meno quei cerchietti che fa col mirino. La canna utilizzo l'ultima, che aumenta appunto i danni, la cadenza di fuoco dei proiettili, quindi diciamo un po' più la più completa, ecco. Sotto canna utilizzo il primo semplicemente per il rinculo, l'impugnatura utilizzo questa qua, quindi resistenza a barcollamento e tempo modalità mirino, e l'ultimo calcio regolabile per muoversi quando appunto si sta mirando. Discorso dei perk non lo affronterò di nuovo perché l'abbiamo già detto prima. E poi passiamo all'SMG. SMG abbiamo il compensatore, la canna, la rigata, quindi aumenta un po' la portata dei danni. Non so se sia meglio, penso, o la liberator della velocità proiettili o sia meglio quella della portata. Credo che, essendo un SMG, penso che la velocità proiettili sia abbastanza buona, e quello che appunto manca l'SMG per essere un po' più competitiva sia appunto la portata, per magari fare qualche kill da media distanza a volte. Poi l'impugnatura sempre la classica, del sottocanna sempre il classico, l'impugnatura sempre l'ultima, il calcio regolabile l'ultimo. Niente, queste sono le classi che utilizzo. Molto probabilmente penso che faranno una patch a breve. Oggi è il 6, il 10 dovrebbe uscire una patch. Se dovessero farla, se dovessero cambiare le cose, rifarò un video parte 2 aggi-
aggiornato. Queste sono le mie classi. Ci tengo a ringraziarvi nuovamente per tutti i video. Stiamo raggiungendo un botto di like, pur non chiedendoli. Quindi grazie mille. Il video di settimana prossima sarà un video sugli spawn, dove utilizzerò un'applicazione, una sorta di programma che è assurdo. Stavo pensando oggi che parlerò sì degli spawn in modo generale, e poi, se andrà bene quel video, parlerò degli spawn per ogni modalità. Quindi come funzionano gli spawn in HP, come funzionano gli spawn in dominio, come funzionano gli spawn in deathmatch. Comunque niente, mi raccomando, passare dai miei social, Instagram, Twitter, Twitch soprattutto. Niente, grazie mille, ci si becca alla prossima. Bella boys.